Ciao, qui Danilo Maruca di Diritto alla Meta.it e in questa puntata del podcast dedicato alla felicità ti spiego l'errore numero uno che viene commesso e che tu devi assolutamente evitare quando si vuole diventare più felici. Questo concetto è estratto dal mio ebook I pilastri della felicità. E se sei interessato trovi il link nella descrizione di questo video, ma iniziamo subito. Se il tuo essere felice dipende da qualcosa che hai, da qualche obiettivo che desideri raggiungere, da una persona che ti vuole bene, da una posizione sociale da conquistare, nel momento in cui perdi queste cose, smetti di essere felice. Tutta la società è organizzata sulla ricerca di una felicità effimera, falsa e irraggiungibile. Questo è il principale motivo per cui le persone non riescono ad essere più felici, perché senza saperlo stanno ricercando la felicità nel posto sbagliato. Se io voglio acquistare una nuova automobile non posso andare dal tabaccaio per comprarla, ma devo recarmi in concessionaria. Questo concetto è così semplice, ma si fa difficoltà ad applicarlo alla felicità. Le persone ricercano la felicità nei luoghi più impensabili, e che mai le renderanno davvero felici. La società fa in modo che le persone ricerchino la felicità all'esterno di loro e quindi fa identificare la felicità con il raggiungimento di un obiettivo, con l'acquisto di oggetti costosi, con l'ottenere qualcosa in particolare o con il raggiungimento di uno status quo. Tuttavia queste cose in realtà non contano nulla in termini di felicità e tra poco ti spiego il perché. Ti faccio due esempi che ti permetteranno di capire esattamente qual è l'errore numero uno che devi evitare. Nel primo esempio la persona raggiunge il suo obiettivo, nel secondo invece no. Laura è una ragazza che sogna di diventare una velina. Da quando è piccola non desidera raggiungere altro obiettivo che questo, perché è convinta che una volta raggiunto sarà finalmente felice. Declina questo concetto con gli obiettivi che hai tu. Laura crede che diventare una velina la renderà felice, magari tu credi che raggiungere un determinato obiettivo, che è diverso, ti renderà più felice. Comunque, quello che è. E ripete, Laura a se stessa è Oggi non posso essere felice, ma un giorno, quando raggiungerò il mio obiettivo, allora sì che sarò davvero felice. Laura si impegna con costanza per allenare il suo corpo e renderlo sempre più attraente. Ogni giorno si sforza di seguire un'alimentazione sana e corretta. Finalmente si iscrive al concorso di selezione per diventare una velina e con sua grande sorpresa viene accettata. Sfida altre concorrenti fino alla finale. Ma. Durante le finali non viene scelta e la ragazza che diventerà la velina sarà un'altra. Il mondo sembra crollargli addosso, la disperazione la sale e le inizia a piangere. Per questo fallimento ci sta male. E poi dice a se stessa: Proverò anche l'anno prossimo, ora non posso essere felice in queste condizioni, ma quando raggiungerò il mio obiettivo, allora sì che sarò felice. Secondo esempio, Tommaso è un giovane violinista che desidera suonare in orchestra. Tutti i giorni passa almeno 6 ore a studiare e a perfezionarsi, prende lezioni da vari violinisti importanti nel mondo della musica e ogni giorno fa delle azioni concrete per realizzare il suo obiettivo. Fa delle audizioni e, con suo stupore, viene preso e quindi si aggiudica un posto in orchestra. Qualche giorno dopo, l'euforia passa e si pone un nuovo obiettivo. Adesso il suo obiettivo è diventare il miglior violinista d'Italia. Anche in questo caso si ripete, ora non posso essere felice, però un giorno, quando sarò il miglior violinista d'Italia, allora sì che sarò felice. Questi due esempi rendono bene l'idea degli errori che vengono commessi più spesso, e cioè identificare la felicità con il raggiungimento di un obiettivo, con qualcosa che si possiede o che si ottiene, ed è un errore perché una volta che li perdi, perdi anche la felicità, e il secondo errore è quello di rimandare la felicità a tempi migliori che probabilmente non arriveranno mai. Identificare la felicità con il raggiungimento di qualcosa che si ottiene all'esterno è probabilmente la strategia più diffusa che esiste per diventare infelici, anche se chi lo utilizza è convinto che invece migliorerà la sua vita. Le persone ormai sono così abituate ad associare la felicità con il raggiungimento di qualcosa che nessuno penserebbe che in realtà è vero il contrario. Più identifichi la tua felicità con qualcosa che hai o che possiedi e più ti condanni all'infelicità. Se il tuo essere felice dipende da qualcosa che hai, da qualche obiettivo che desideri raggiungere, da una persona che ti vuole bene, da una posizione sociale da conquistare, nel momento in cui perdi queste cose smetti di essere felice. Legare la propria felicità a qualcosa di esterno è un modo sicuro per rimanere delusi. Cosa succede infatti quando perdi ciò che ti sei tanto impegnato per raggiungere? Semplice, diventi infelice, ecco perché devi ricercare la felicità in un percorso di crescita personale. La tua felicità deve essere indipendente dagli obiettivi che raggiungi, dal tuo status sociale, dal modello di macchina che guidi e in generale dal tuo mondo esteriore. Quello che invece fa la società è di divulgare dei modi di pensare assolutamente limitanti e fasulli. I mass media, ad esempio, cercano di convincerti che puoi essere più felice acquistando un nuovo cellulare o scolpendo il tuo fisico come il modello di turno, ma queste cose non ti renderanno davvero felice. Dobbiamo renderci conto che l'idea di felicità che viene divulgata è irraggiungibile perché se il tuo essere felice dipende da una cosa che possiedi da una persona che ti ama o da uno status quo, allora smetterai di essere felice appena perderai queste cose. In realtà non c'è nemmeno bisogno di perderle perché l'infelicità verrà a farti visita appena le raggiungi, in quanto subito dopo che avrai ottenuto ciò che desideravi, nella tua mente sorgerà un nuovo desiderio e una nuova destinazione da raggiungere. E se ti sei abituata a rimandare la felicità, allora diventerai ben presto triste. Anche l'espressione ricerca della felicità, che viene utilizzata nella Costituzione americana, non ci aiuta molto perché ci porta a pensare che dobbiamo fare qualcosa di notevole per raggiungere la felicità che si trova all'esterno di noi. In realtà non è così. La vera felicità è incondizionata, nel senso che non è legata al nostro status quo, a ciò che possediamo, alla nostra ricchezza. Possiamo svolgere qualsiasi mestiere, vivere in una qualsiasi città. Avere pochi soldi in banca, ma essere lo stesso felici. Il modo più sbagliato per ricercare la felicità è quello di farlo nel mondo esterno. Rimandare la felicità a tempi e situazioni perfette non ci avvicina in nessun modo alla vera felicità, perché la situazione che noi stiamo aspettando, in realtà potrebbe non avvenire mai. Se io ad esempio mi dico diventerò felice quando comprerò una Ferrari, beh, magari quella Ferrari non riuscirò mai a comprarla e quindi sarò infelice. Questo modo di fare che rimanda la felicità non è sempre così esplicito e chiaro. Spesso si nasconde dietro ad azioni apparentemente piene di significato. Non tutte le persone sono consapevoli che stanno rimandando la propria felicità. Però ora che sai quanto è limitante questo meccanismo, inizia a farci caso. Controlla il contenuto dei tuoi pensieri e valuta se stai rimandando la felicità oppure no. Questo modo di fare che porta le persone a rimandare la felicità. Io l'ho battezzato la sindrome del sarò felice quando, perché ciò che dicono e pensano le persone suona più o meno così. Sarò felice quando mi sposerò, poi una persona si sposa e dirà sarò felice quando avrò dei figli, poi avrà dei figli e dirà sarò felice quando li vedrò sistemati e così via, si rimanda continuamente alla felicità. Da una parte notare questo meccanismo psicologico mi ha sempre divertito, perché trovo assurdo come le persone nonostante vengano deluse più e più volte, continuano lo stesso ad applicarlo. Non solo, non contente, lo insegnano pure ai loro figli e si aspettano che loro seguano questo consiglio. Dall'altra parte però mi ha fatto capire quanto è importante mettere in discussione il proprio modo di pensare, perché quando non siamo in pace con noi stessi, c'è sicuramente qualcosa che stiamo facendo o pensando che ci sta limitando. Molte persone credono che la felicità dipenda dagli oggetti posseduti, si convincono che saranno felici dopo aver comprato un vestito nuovo o l'ultimo modello di smartphone, una macchina nuova o la casa dei loro sogni, dopo aver ottenuto tutto ciò. Si accorgono però che in realtà questo non basta e finiscono per lamentarsi con la classica frase ho tutto ma non sono felice. Altre persone invece commettono l'errore di identificarsi con gli oggetti che possiedono, definiscono il proprio valore in base a quello che hanno o comunque in base agli strati più esteriori della propria persona. Molto spesso comprano qualcosa solamente per sentirsi accettati dagli altri oppure per elevare il proprio stato sociale. Dentro di loro però non si sentono mai davvero felici ed appagati. L'errore però non consiste nel voler possedere più oggetti, ma semplicemente nel ricercare la felicità all'esterno di se stessi. Nel tuo viaggio verso la felicità la prima cosa che devi ricordarti è che se leghi la tua felicità a qualcosa che possiedi, al raggiungimento di un obiettivo o a qualcuno che ti ama, smetterai ben presto di essere felice. Ti basterebbe smettere di commettere questo errore per riuscire a migliorare fin da subito la tua vita. Se vuoi approfondire, ho scritto un intero ebook sulla felicità. E mentre fino ad ora ti ho parlato dei modi di fare sbagliati che portano le persone ad essere tristi ed infelici, all'interno dell'ebook troverai più di 60 esercizi che ti aiuteranno a migliorare la tua vita e a diventare più felice. Inoltre trovi tutte le strategie pratiche per aumentare la gioia che provi ogni singolo giorno. Se sei interessato trovi il link nella descrizione di questo video.